La Terra è un bel posto che vale la pena di scoprire. Questo è il fil rouge che condurrà tutti i nostri appuntamenti di alla scoperta di. Non a caso partiamo da Gorizia. Gorizia è una perla, quindi una pietra bella ma anche viva. Guida di oggi, che apre questo nostro viaggio, è il primo cittadino della città di Gorizia. Grazie di averci accolti. Grazie a voi di essere venuti in questo che è il luogo simbolo della città, il Castello di Gorizia, che adesso andremo a visitare e che, nella quale cercheremo anche un po' di illustrare quella che è la vita della città, cercheremo di illustrare i problemi che questa città ha, alcuni li ha superati, alcuni speriamo di superarli nel prossimo futuro. Ci sono tante cose che si possono scoprire a Gorizia, tanti aspetti, perché è una ricca storia, un ricco percorso. Beh sì, è una città che già nell'anno 1000 era uno dei principati più importanti di tutta quest'area. Ricordiamoci che i conti di Gorizia dominavano anche il Tirolo e buona parte dell'Istria interna, ecco, quindi una civilizzazione molto importante finita nel 1500, quando la famiglia dei conti di Gorizia si è estinta e tutto il patrimonio della contea è passato in eredità all'Austria. Da quel momento comincia la vita della Gorizia austriaca, della Gorizia che termina nel 1918. Dietro a noi c'è un monumento, considerato il monumento di Gorizia, che è il castello. Tentarono di impadronirsi. I veneziani nei primi anni, cioè appena divenne austriaca la contea di Gorizia, tentarono di impadronirsene. Per 13 mesi riuscirono ad occupare la città e il castello. Come tutti i veneziani, misero subito il loro simbolo, il leone di San Marco, che poi l'Austria ordinatamente tolse, ma conservò in un magazzino, tanto che nel 1934, quando il castello fu nuovamente riorganizzato, venne preso e rimesso al suo posto. Ecco. Quali sono le prospettive turistiche di Gorizia? Ma le prospettive di Gorizia sono, direi, estremamente buone. Da 5-6 anni l'amministrazione comunale ha puntato molto sul turismo e i risultati si cominciano a vedere. Pensi che questo maniero è visitato mediamente da 40-45 mila persone all'anno. Questo dà il senso di questo che sta succedendo, del fatto che il turismo a Gorizia sta diventando qualcosa di abbastanza importante. I dati della regione ci danno sempre in costante aumento e quindi siamo soddisfatti di questo. Che cosa, oltre a questo castello, ci suggerisce di andare a vedere? Ma direi ci sono tante cose, c'è l'Isonzo, per esempio, dai due ponti guardare l'Isonzo è una cosa bellissima, specialmente in certi periodi dell'anno come l'autunno e la primavera. Ci sono tutta una serie di musei importanti, musei provinciali, del Museo della Guerra, c'è la Fondazione Coronini-Kronberg, che è la villa di un aristocratico importante nel periodo austriaco e che è stata conservata così com'era, ed è una cosa bellissima da visitare, ma soprattutto è l'atmosfera che si riesce a vivere in questa città, ecco, che è un'atmosfera completamente diversa da tante altre, una città che ha caratteristiche mitteleuropee con fortissimi innesti e anche architettonici del periodo italiano, del periodo del razionalismo, e quindi tutta una serie di apparenti contraddizioni che invece formano, come ha detto lei giustamente, un unico. Qui siamo, entriamo nella corte dei Lanzi, il cuore pulsante del castello. Ecco, che cosa accade qui? Beh, qui si può leggere la storia millenaria del castello di Gorizia, che si lega alla storia della città di Gorizia, ma al contempo qui anche si svolgono delle animazioni medievali, quando abbiamo delle iniziative che si collegano comunque a quella che è appunto la storia più antica del castello di Gorizia. Ma il castello al suo interno e nelle sale, che sono tutte visitabili, possiamo comunque ritrovare le collezioni permanenti con arredi storici, una interessante collezione di riproduzioni di strumenti tardo medievale e rinascimentali nella sala degli stati provinciali, che è la sala di
rappresentanza più rigogliosa e maestosa del castello, ma anche mostre temporanee, come ad esempio la mostra che abbiamo in sito attualmente, che tocca tutto il castello di Gorizia, tutte le diverse sale. Questa mostra è dedicata alla presa di Gorizia nel centenario appunto di questo avvenimento storico importantissimo per la nostra città. La mostra sulla presa di Gorizia è aperta fino al 30 novembre ed è visitabile, così come il castello, tutti i giorni, negli orari e comunque appunto di visita e di apertura del maniero. Gorizia è una delle città che ha pagato maggiormente il prezzo della Seconda Guerra Mondiale. Sotto i miei piedi la linea che demarca il confine, oggi fortunatamente aperto, fra Italia e Slovenia, un confine percorribile e volendo visitare luoghi e posti. Certo, qui siamo sulla piazza della Transalpina, un luogo simbolo per queste comunità, simbolo anche di un superamento di drammatici fatti che segnarono appunto, come hai detto, profondamente queste comunità. E Gorizia nel 1947 pagò fortemente la sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Venne tracciata una linea, proprio sulla carta, neanche vennero qua a cercare di creare un confine razionale. Poi negli anni modificato leggermente proprio per evitare questi paradossi. Ecco, però cosa succede? Che proprio per questo confine che ha segnato per decenni la vita di queste comunità, e noi dei percorsi storici di Gorizia, alcuni percorsi storici di Gorizia iniziano nella città italiana e si concludono in Slovenia. E ad esempio, ecco, è l'esempio del percorso ebraico, è l'esempio del percorso dei Borboni che vennero in esilio a Gorizia e oggi riposano nella Castagnevizza, visibile addirittura anche da questo posto. Quindi Gorizia è un unicum sotto questo aspetto e invito a visitarla, perché io credo che da nessun'altra parte al mondo ci possa essere questa permeabilità fra uno Stato e l'altro, ma con delle storie che sono assolutamente unite. E quindi c'è grande collaborazione, immagino, con i comuni limitrofi. E certo, i comuni di Gorizia, Nova Gorizia e San Pietro Vertoiba hanno creato addirittura il primo in Italia, si chiama il GECT, che diventa un soggetto unico fra i tre comuni e che può permettersi di ragionare, di progettare soprattutto insieme il futuro di questo territorio. Già sono stati stanziati 10 milioni di euro dall'Unione Europea proprio per favorire lo sviluppo soprattutto turistico di questo meraviglioso territorio che vede al centro appunto questi tre comuni. Sono numerosi i percorsi conoscitivi che la città di Gorizia offre. In questo momento sono all'interno della sinagoga, questo perché la comunità ebraica a Gorizia ha contribuito a creare la storia? Esattamente, siamo nel cuore del ghetto di Gorizia, dove la comunità è riuscita a costruire questo importante edificio religioso nel 1656 e la comunità per 200 anni quasi si è riunita in questo posto che dava, diciamo, sostanza della propria appartenenza identitaria all'interno della città di Gorizia, una comunità che ha partecipato alla storia e allo sviluppo economico e sociale di questa città e anche dal punto di vista culturale. Infatti la via dell'ex ghetto è dedicata a Graziatius Isaia Ascoli, che è il fondatore della gotologia, chiamato in Italia nel 1861, Abbiamo una grande espressione anche dal punto di vista filosofico con Carlo Michelstädter, riscoperto durante il Novecento dopo la sua morte, importanti pittori, anche importanti architetti che hanno dato un volto caratteristico alla nostra città con questa architettura che proviene da Vienna, perché siamo proprio sul bordo dell'impero austro-ungarico che si affaccia dopo l'Isonzo verso il Regno d'Italia. Il comune di Gorizia, diciamo, dà forza a tutto questo. Esatto, perché il comune è il proprietario dell'immobile, quindi fisicamente
lo tiene bene, restaurato, che non abbia problemi dal punto di vista statici, diciamo così, e c'è l'associazione che si occupa dell'attività culturale all'interno della città per mantenere ancora presente questo lascito storico culturale che la comunità di Gorizia ha dato alla città e anche al resto della nostra nazione italiana. C'è un luogo che merita veramente una visita, che è Palazzo Coronini con il suo parco limitrofo. Ecco, siamo all'interno di quella che era la camera da letto di... di Carlo X, l'ultimo re di Francia, della famiglia Borbone, che nel 1836, trovandosi costretto all'esilio, giunse qui a Gorizia e prese in affitto proprio questo palazzo come sua residenza. Qui purtroppo, dopo circa poco più di un mese che appunto era arrivato a Gorizia, si ammalò di colera e morì. Quindi questa era la sua camera da letto e anche il luogo in cui è morto. Che significato storico ha questo luogo? È un luogo pieno di storia, non solo per la presenza di Carlo X, ma perché è sicuramente uno degli edifici, uno dei palazzi storici più antichi di Gorizia, è stato costruito alla fine del Cinquecento, e anche perché non vi hanno abitato solo i conti Coronini, che sono stati gli ultimi proprietari, ma prima vi hanno abitato per circa due secoli, ad esempio, gli Strassoldo, che erano un'altra importantissima famiglia nobile e molto conosciuta non solo a Gorizia, ma in tutto il Friuli. Ed eccoci in Piazza Vittoria, il cuore storico della città di Gorizia, qui dove il palinsesto degli eventi è veramente ricco. Che cosa accade a Gorizia? Beh, Gorizia, abbiamo appena finito Gusti di Frontiera, la più grande manifestazione sia per la nostra città, ma ormai anche a livello regionale e fuori dalla regione ci riconosce come culla della gastronomia e del divertimento. Finito Gusti, stiamo pensando al Natale, al dicembre. Dicembre goriziano, che inizierà già a fine novembre, col 2 dicembre ci sarà l'inaugurazione della pista di ghiaccio, che ha avuto un successo enorme l'anno scorso di affluenza, e quindi accanto al tradizionale albero che illuminerà questa bellissima piazza, in questa piazza ci sarà una grande pista di patinaggio, anche coperta, così se per caso c'è brutto tempo saremo lì. Però continuiamo con tutta una serie di eventi. Abbiamo, qua siamo nel centro storico, vicino c'è una via caratteristica chiamata Via Rastello, con tutti i locali chiusi, ma che nelle occasioni si riaprono, e anche il dicembre goriziano sarà caratterizzato da queste aperture. Organizzeremo dei mercatini dove la gente potrà fare degli acquisti. Stiamo puntando sempre alla gastronomia, perché abbiamo capito che questa è la caratteristica di Gorizia. Quando un viaggio si dice meraviglioso, si conclude sempre a tavola. Sono in un posto che è un gioiello a Gorizia, 60 anni di cucina goriziana. Ecco, andare avanti, e questa città, diciamo, progredisce sempre, anche e non solo per quanto riguarda la tavola, no? Assolutamente sì, cerchiamo sempre di comunque di mantenere le tradizioni, che sono quelle della grande Mitteleuropa, mi posso permettere di dire così, perché abbiamo delle tradizioni che tutto il resto d'Italia magari non hanno, e cerchiamo di mantenerle, di portare avanti le ricette che faceva mia nonna, ma cercando di innovarne un pochino, no? Magari l'impiattamento, la cura dei dettagli, l'abbinamento dei vini giusti con il bicchiere giusto, insomma cerchiamo comunque di essere al passo con i tempi, sebbene mantenendo la tradizione. Qui di fronte a noi c'è un gnocco di susine? Sì, esattamente, classico, tradizionale, pasta di patate, all'interno c'è la susina, viene poi condito con il burro schiumato, lo zucchero, la granella di pane, appunto abbrustolita nel burro, e vengono appunto mangiati caldissimi, bollenti, in maniera che poi, insomma, tutti gli aromi e i profumi di questi ingredienti si possano sprigionare nel palato e anche al naso. Ecco, con questi profumi e questi sapori che si chiude questo viaggio. Una tappa in questo posto è sicuramente immancabile, nel ristorante La Luna. Con voi vi do appuntamento la prossima settimana alla scoperta di...